Vediamo se ce la faccio a buttare tutto il mondizio nel tempo solo, senza che mi si apra il sacchetto. Se dai, ce la facciamo. Allora, c'è una plastica qui. Mamma mia. Allora la carta. Ragazzi, giovedì, ultimo giorno in cui vado in ufficio perché domani sono da remoto. Oggi ho un sacco di cose da fare, ma purtroppo nessuna che riguarda la motoria. Potrei andare in palestra, ma non penso di starci coi tempi, perché torno a casa che saranno le 7 e devo scappare subito a cena dalla mia amica Costanza. E spettacolo time, si mangia, facciamo qualche videouzzo e poi vado a dormire fuori. Torno domani e la mattina lavoro da remoto. A pranzo vado a mangiarmi i sushi, ragazzi, perché è tantissimo che non vado e bisogna. Mamma mia che capelli. E ogni tanto bisogna rimediare. La chiamata c'è e il sushi è lì che aspetta. Quindi domani pranzo faccio questo, sperando anche nel tempo sia abbastanza benevolo, docile. E poi torno a casa, lavoro da casa un pochino, poi devo fare lo zaino. E poi che succede, ragazzi? Partiamo per il lungo viaggio verso Piombino. Piombino è in Toscana, siamo di fronte all'isola d'Elba. È in Toscana, sì, dai, è in Toscana. Siamo di fronte all'isola d'Elba e domani sera dormiamo già in barca, ragazzi. Io letteralmente impazzisco. Il venditore della casa mi ha inviato un audio di 21 minuti, e non solo. Questo audio è stato ovviamente accompagnato da 3 audio da 8 minuti e mezzo l'uno. Cioè, stiamo scherzando? Questo è stalking a questo punto. Poi guardate, io gli ho detto: guarda, abbiamo un mediatore, c'è l'agenzia, basta contattarmi. Teniamo l'agenzia in mezzo. Questo qua è fuori di testa, ragazzi. Poi mi ha dato del cretino, mi ha dato del deficiente, mi ha dato dello scemo per cose che lui non... che fastidio proprio, non vedo l'ora di poter bloccare questa persona che non capisce assolutamente niente. 21 minuti di audio, ragazzi, 21. Ma banalmente, cioè, ma cose stupide. Cioè, sapete, quando si fa un preliminare c'è l'opzione di appartamento arredato o meno. Cosa vuol dire? Che qualora scrivi arredato, la casa è arredata. Quindi io entro in quella casa con tutta la mobilia. E lui ha firmato il preliminare che ha fatto lui e quello dell'agenzia, firmando questa cosa qua. Io ho detto, top, perfetto. Adesso viene fuori che c'è l'inquilina che è proprietaria di tutti questi mobili, che si porterà via. E io dico, ok, vabbè, allora comunque tu dovrai pagarmi i mobili nuovi che metterò, perché ho pagato per avere un appartamento arredato. Non è che ora la signora se ne va e me lo svuota. E lui, no, perché è sua, è stato un errore metterlo dentro, mi dispiace, ma comunque in caso ti organizzi, vai all'IKEA di Padova, vai all'IKEA di Brescia. Cosa vuoi spendere? Massimo 4-5 mila euro per i mobili, cosa vuoi che sia? Sì, ma cioè, sei tu che devi spendere, non sono io. Cioè, abbiamo firmato un preliminare dove tu attesti questo. Ragazzi, cioè, gestire queste cose, io proprio basta, non ce la faccio più. È ridicola la situazione, come parlare dei bambini. Cioè, ma dai, cosa vuoi che sia, dai, 4-5 mila, ma chi se ne frega del coso? Tu mi avessi messo che non c'è mobilia, boh, io perfetto, mi organizzo. Ma nel momento che hai scritto che c'è, io so che c'è, punto. Non è che devo stare lì a pensare, me la prendo. No, c'è la mobilia. Poi se la voglio buttare, chi se ne frega, la butto. Ma che ridere, ragazzi, è incredibile. Io letteralmente sono basito dalla... mi dà del deficiente, sono deficiente a pensare che ci fosse la casa arredata. Ma stai, cioè, ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Infatti io ho detto, guardi, lei è un maleducato. Cos'è che io ho scritto? Lei è un maleducato, non si permette a darmi del deficiente, dello scemo, del cretino. Carta canta,
ci vediamo a Rogito e basta, senza troppe virgole, senza troppi giochi di parole. Così è, così sarà, ragazzi, non che ne altre. Comunque, ragazzi, la bolla mi aveva promosso una cena molto prelibata. E qua vedo, cioè, guardiamo questo salmone smelenso con un guanto sopra appoggiato. Sì, perché mi sono messa il guanto per marinare il salmone, era un picazzo. Ma cos'è questo? Perché scusa, sono uno chef. Non so, a te? Che cazzo è sta roba? È soia. Ah, soia. È soia con un po' di miele e ginger, che è zenzero e aglio. Fantastico. Quindi questo prevede, allora, abbiamo del salmone, abbiamo del riso. Abbiamo del riso, dell'avocado e degli edamame. È quello il riso? Quello è il riso. Quello è il riso, è fantastico. E io ho pesato il vino, visto che non si fidava. Sì. Che la prima cosa, neanche a salutare, la prima cosa che ha guardato è stata... Ma c'è la bottiglia, dov'è che è nascosta? Però siamo in treno e ho portato una bottiglia. pure quello sbaglio, vabbè. Niente, ragazzi, così l'entusiasmo, la foga di invitarmi, che non mi ha messo neanche una tovaglietta, non ha apparecchiato niente. Niente, va bene. Cioè, comunque, fate gli scherzi, guarda che roba. Questa cenetta ci sta viziando. È buono, è brutto ma buono. No, infatti, va bene. Vediamo. Ma perché la maionese, scusa? Perché facciamo il... Ho alzato la musica, scusate, per alzare la cosa. E... Come si chiama? L'Emily TikTok Salmon. Ok. E è un piatto copiato palesemente da TikTok. Emily Maricco. Mm-hmm. Quello lì. Ok. Ora vi spiego come si compone. Io l'ho spezzato tutto perché non mi interessa. Prima mettiamo le salse. Qual è la procedura, quindi? Salse. Io metto la sriracha originale, un pochino. Sembrava il tabasco vederlo, ragazzi. Ho detto minchia. E poi metto... Sriracha con tabasco. Potentissimo. Ma perché a me piace piccante. Sì. Poi ci metto un pochino. Poi la maionese, esatto. Sei una mano, ti serve forza brutta? Io sono una forza brutta. Schioff. Siamo anche dietetici stasera. Beh, ci sono le proteine, ci sono i carboidrati. Mischio il salmone con il riso. Sì. Immagino tu abbia tolto tutte le lische, preparato tutto a dovere. Sono filetti. Filetti di salmone già sliscati. Sliscati. Prendi l'alga nori. Sì. Ci metti un pochino di riso col salmone. Sì. Qualche edamame che io poi mischierò dentro alla mixer. Un pochino di avocado e poi lo mangi. Ce l'ha finita, ora piove e oramai ci facciamo sempre le serate un po' a camminare sotto la pioggia, come piace a noi. Adesso vado a dormire via stanotte, infatti mi sono portato tutte le robe per domani per lavorare da remoto, anche perché pranzo mangio il sushi e... Dov'è la macchina? Ah, è lì, fantastico. E niente, ragazzi, niente, devo assolutamente andare in bagno, non so neanche perché non ci sono andato poco fa, mannaggia. Sono il massimo. Comunque, guardate che bello, ragazzi, qua a Verona, zona Borgo Trento, ci sono queste case a volte che dici wow, che cazzo c'entra in centro città? Assolutamente nulla. Ecco qua. Oh. E opla. Ok. Adesso andiamo. Finiamo il video qua della giornata. Io vi invito a mettere mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, ricordatevi, il Dio algoritmo vive delle vostre interazioni e mi dà una mano per continuare a fare questo progetto quotidiano di tutti i giorni, ragazzi. Alla fine, domani alle 11, numerosi qua. Che youtuber che sono diventato, oramai so a memoria le cose da dire. Niente, ragazzi, ci aggiorniamo domani, grandi emozioni.
In barca, mille avventure, ragazzi, con questo tempo farlocco, miseria, e niente, ci aggiorniamo.